Bella ragazzi, buonasera, ben ritrovati sulla community del canale YouTube ACM Style. Come va? Spero tutti bene, spero bene. Insomma, c'è un più si avvicina giugno, più c'è un trambusto, una confusione, mille idee, mille propositi, no? Il futuro prossimo del Milan sicuramente è avvolto in un grande alone di mistero. O meglio, per essere precisi, ci sono poi tante questioni in ballo, appunto, come dicevo, che potrebbero segnare la strada, potrebbero segnare il futuro del Milan. E uno di questi punti da segnare è proprio relativo alla panchina rossonera e anche il mercato del Milan, perché sarà importante e sarà il polso per capire qual è l'ambizione di questo club. Pioli, partendo da lui, si dice che verrà riconfermato nel caso riuscisse a arrivare in fondo all'Europa League e a blindare il secondo posto. In caso contrario, ci sarà un cambio della guardia. E chi prenderà le redini alla fine di questa stagione? E poi che mercato dobbiamo aspettarci in estate? Cioè, capite, i quesiti sono veramente tanti da porsi, che ci poniamo perché c'è un po' di confusione. Poi c'è anche il discorso societario che porta un po' i dubbi. Sono tante situazioni per le quali continuano costantemente a circolare tante notizie condite insieme a tante contraddizioni. E questo fa un po', crea un po' di confusione, un po' tanta confusione sicuramente in noi tifosi. Sicuramente ci sarà un mercato dei difensori, perché al netto di Kier, che ormai è praticamente certo che lascerà il Milan, si doveva trovare qualcuno di nuovo in difesa che possa comunque fare la differenza. Si è parlato di tanti nomi, si è parlato di Kelly, di Brassier, di Lacroix, di Kivior. Questi sono nomi che vanno avanti da un anno, ragazzi. Ma il vero e unico, diciamo, sogno, e anche forse quello più possibile, più veritiero, potrebbe essere veramente Alessandro Buongiorno del Torino, per il quale il Milan si è già interessato nel mercato di gennaio, secondo me, anche con poche speranze, purtroppo, di vederlo al Milan, perché comunque a mezza stagione è veramente difficile che il Torino si possa privare di un elemento importante come quello che è Buongiorno. E poi c'è un altro caso anche da sistemare, che è quello relativo a Camardinho. Io lo chiamo Camardinho, Camarda, no? Che ieri ha compiuto 16 anni, ne abbiamo parlato un po' anche stamattina. Il Milan deve blindare il gioiellino Camarda. È un obbligo quasi imposto. Il nostro bomberino di 16 anni, che dovrà firmare, firmerà presumibilmente il primo contratto da professionista. Nelle scorse ore, nelle scorse giornate, sono circolate tante voci anche poco piacevoli. Io anche ve le ho un po' riportate riguardo quello che è il discorso di Camarda. Perché comunque, nonostante i colloqui tra le parti vanno avanti, si era parlato comunque, come vi ho riferito stamattina, di un rimandare il primo contratto a luglio per fare in modo di farglielo più lungo possibile. E però nel contempo ci sono anche altre squadre che stanno spingendo. Chiaro che quello che conta tanto sarà anche la volontà del ragazzo, e arrivare a favore proprio che lui sia veramente un tifosissimo milanista. Però il pressing che fanno alcuni top club europei sicuramente non aiuta in questo processo, e Camarda potrebbe essere tentato, ripeto, potrebbe essere tentato a fare qualcosa di diverso, provare un'esperienza diversa, grazie anche magari al suo procuratore Beppe Riso, i suoi genitori che potrebbero spingere per qualcosa di diverso. Però per adesso, diciamo che Camarda è ancora del Milan e probabilmente lo sarà ancora del Milan. Poi ci sono delle voci relative anche a dei colpi a zero che vi riporto anche oggi, come quello di Yazici dell'Lille, che a giugno andrà via a zero, scadrà il contratto a giugno. È un trequartista classe 97, considerato un gran bel giocatore, e questa stagione ha fatto 10 gol e 3 assist in 34 partite. Buoni numeri, no? Buoni numeri. Secondo me sono numeri importanti, che potrebbero veramente essere l'occasione giusta. Noi serve un trequartista. Diciamo che la trequartista in questo momento sta lavorando un po' l'off to chic, che fa bene, però secondo me
manca qualcosa in più anche a livello di precisione, a livello di finezza da parte di Loftus-Cheek. Loftus-Cheek è un carro armato. Loftus-Cheek è un carro armato che paraocchi, dritto, punta e va. Tira anche sovente in porta, ma la precisione spesso lascia un po' a desiderare. Poi ha fatto anche qualche gollettino, però ci vuole qualcosa di più. E Yazici potrebbe essere veramente un giocatore funzionale questo Milan, perché da il trequartista al Milan serve uno che, secondo me, abbia delle caratteristiche un po' diverse. E poi, beh, basterebbe un po' arretrare poi Yassine Adli, Loftus-Cheek. E la cosa si risolverebbe. Ma veniamo anche alla novità per quello che riguarda Conte. Occhio perché è un nome in costante, lo sappiamo, in costante presenza nella bocca dei tifosi rossoneri, dei giornalisti rossoneri, degli addetti ai lavori. Perché il Milan, in caso di cambio di panchina, dovrebbe poter puntare veramente su Conte. Qualche giornalista ha detto anche che il Milan ha fatto dei passi importanti, queste sono le notizie un pochino più di rilievo, verso Conte per quanto riguarda dei discorsi che sono molto, molto, molto interlocutori. Ovviamente chi fa le interlocuzioni, parliamo di Ibrahimovic, parliamo anche di a tratti Furlani, insomma il Milan sta parlando tanto, tanto con Conte, le idee chiare ci sono già. E diciamo che sono questi giorni molto molto importanti, perché pare che in questi giorni per Conte saranno giorni di decisione definitiva. Questa settimana, proprio questa che sta avvenendo, dovrebbe essere la settimana, quanto dicono, in cui Conte prenderà la decisione definitiva per quanto riguarda il suo futuro. Sono giorni appunto di summit con i suoi collaboratori. Giorni insomma decisivi. Ci siamo, quindi per quanto riguarda il destino di Conte si dovrebbe decidere in questi giorni. Va un po' a cozzare, no? Per quello che è il discorso Pioli, perché da una parte mi si racconta che Pioli rimane per ora saldo sulla panchina del Milan, tutti sono contenti, sta facendo bene, e dall'altra parte si dice Conte è già pronto, è lì che scalpita e freme per poter eventualmente arrivare al Milan. Chiaro che un Conte non rimane nell'incertezza fino alla fine, vuole avere delle certezze, vuole sapere cosa dovrà fare. Io legherei questo discorso anche all'inserimento degli arabi nel Milan, perché, come si dice, entro fine di questo mese il Milan avrà all'interno, già entro il 31 marzo, una sorta di accordo, contratto, inserimento da parte di un fondo arabo che verrà a tra virgolette aiutare al Milan, rilevando delle quote e mettendo dei contanti freschi, dei capitali freschi. Quindi settimana importante già questa, a quanto dicono sì. È una settimana importante in cui si decideranno tante cose e in cui Conte prenderà la sua decisione, perché ricordiamo che dietro c'è sempre anche il Napoli che sta pressando per Conte e pare che abbia fatto un'offerta diversa, un'offerta al rialzo all'allenatore da parte di Aurelio De Laurentiis, e quindi qualcosa potrebbe cambiare in questo senso. Aspettare, aspettare e aspettare, poi alla fine prendere tempo. Noi abbiamo imparato a nostre spese nel corso degli anni che difficilmente porta risultati positivi. Se vuoi una cosa devi prenderla. Io personalmente, ripeto, personalmente credo che la permanenza di Pioli sia un errore, perché per quanto possa far bene anche quest'anno, però credo che il suo ciclo al Milan sia finito. Credo che il Milan abbia bisogno di cambiare modo di pensare, modo di giocare, disciplina, e ha bisogno che tutti remino nella stessa direzione. Il Milan manca diverse caratteristiche in questo senso, lo vediamo anche nelle partite. È una squadra comunque a tratti disunita, una squadra che comunque gigioneggia in campo, galleggia sulle giocate, lento, macchinoso, non c'è cinicità, non c'è finalizzazione. Ed è vero anche che, ripeto, con Pioli, secondo me, non si possono ambire a grandi progetti a livello di vittorie, anche perché un allenatore che conta, un allenatore che ha dalla sua la voce che è importante, avrebbe già preso quest'anno dei giocatori più importanti anche in attacco. Invece Pioli, essendo uno yes man, si è sempre accontentato, tra virgolette, di quello che gli hanno fornito. E poi ci troviamo
l'anno scorso, l'altro anno e ancora quest'anno con un problema di attacco che non è indifferente a livello finalizzativo, ragazzi, attenzione, perché il Milan è vero che fa fatica nel senso a concretizzare, ma è una delle squadre comunque in Italia tra le quali ha segnato di più, questo ricordiamolo, e mentre ecco, nel contempo è una delle squadre in Italia che ha preso diversi gol, una di quelle che ha preso più gol, quindi il problema, per paradosso, il problema in questo momento è più in difesa, ma non è realisticamente così. Il Milan ha un problema anche in attacco, ha bisogno di veramente di un giocatore da 20-30 gol e lì cambierebbe tutto, ed è per questo che si deve puntare a quello, e in estate si punterà anche a un difensore molto di spessore che possa essere affiancato a Ciao, che possa essere affiancato a Tomori o possa entrambi sostituirli quando necessario. Questo è quello che è anche il mio pensiero e quello che realisticamente è quello che dovrebbe essere il Milan. Fatemi sapere cosa ne pensate, intanto io vi rimando questa sera alle 21 con quelli della 104, sempre comunque Forza Milan, noi ci sentiamo più tardi e addio!